Ciao, mi chiamo Ivana e lavoro a Milano presso una multinazionale americana in qualità di consulente tecnica sulle piattaforme. Cosa significa? Aiuto le persone a capire come utilizzare al meglio la tecnologia e questo ovviamente determina un impatto concreto negli obiettivi che queste persone raggiungono. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è sicuramente riuscire a vedere cose che gli altri non vedono. Nello specifico, capire cosa c'è dietro un codice o un numero è una sorta di superpotere, perché mi permette di estrapolare una storia o delle informazioni da qualcosa che apparentemente non dice niente alla maggior parte delle persone. Seguendo la mia indole di persona estremamente curiosa, il mio desiderio è sempre stato quello di fare qualcosa di nuovo e anche innovativo legato alla tecnologia. Ed infatti, quando ho iniziato questo lavoro, non esisteva una figura professionale a cui fare riferimento, anche perché quello che faccio continua a cambiare ogni giorno. Questo potrebbe destabilizzare molte di voi, ma in realtà la sperimentazione e la novità sono una delle cose che più mi divertono e soprattutto non mi fanno annoiare nel lavoro. La mia ispirazione non nasce tanto da una persona, ma più da un sistema culturale intorno a me che desideravo abbattere quando ero più giovane. Infatti ricordo che sin da piccola mio cugino non mi lasciava mai giocare con i suoi videogame perché erano cose da maschi. Da questo e da altri episodi anche più importanti di ingiustizia di genere che vivevo sulla mia pelle è nato, diciamo, il mio desiderio di riuscire a fare qualcosa in cui erano riconosciuti abili solo i maschietti. Ovviamente questa non è stata la sola motivazione per svolgere il lavoro che adesso faccio, per il quale in realtà ho una grandissima passione, ma l'idea di poter colonizzare con altre ragazze un ecosistema prettamente maschile sicuramente mi ha dato quella motivazione in più per intraprendere questa strada tutta in salita. Quando ho iniziato a creare siti più di 20 anni fa, in realtà il mondo della tecnologia, soprattutto in Italia, era un mondo totalmente maschile e per affermarmi nelle prime aziende dove ho lavorato, in cui spesso ero l'unica ragazza che svolgeva quel ruolo, ho dovuto lavorare sempre più dei miei colleghi uomini per essere considerata al loro stesso livello. Questo aspetto, seppure sia costato tanta fatica e sembra anche forse un po' ingiusto, in realtà ha condizionato in modo molto positivo il mio modo di lavorare, per cui ancora oggi in realtà cerco sempre e provo a fare sempre qualcosa di più di quello che ci si aspetta da me. Le tre qualità che mi hanno aiutato a raggiungere ciò che desideravo sono state sicuramente, e tuttora lo sono, la curiosità verso le novità, il continuo impegno a studiare e il non fermarmi mai davanti alle difficoltà, cercando spesso anche soluzioni alternative mai provate in precedenza. Quindi la parola d'ordine è sperimentare. Il miglior consiglio che potrei dare è quello di basare le proprie azioni sempre sulla conoscenza e sulla preparazione e di evitare sempre le opinioni che non si basano sui dati reali. Quindi, ragazze, accettate le sfide del futuro raccogliendo anche i frutti di ciò che altre donne prima di voi hanno realizzato e costruite grandi cose, perché non c'è nulla che non possiate fare. A presto!